Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Mi auguro che stiate appunto tutti bene, che appunto possiate un po' distrarvi con questi video che ogni tanto vi pubblico sul canale appunto per tenervi informati, per cercare di intrattenervi. Ma oggi dobbiamo parlare veramente di una cosa importante, di una cosa che riguarda il futuro della Juventus, perché ragazzi voi sapete che in questo canale non si parla solamente di gare, di polemiche, di mercato, di giovani, ma si parla anche dei progetti futuri della Juventus e di tutto ciò che circonda la Juventus, quindi non solo il carattere sportivo ma anche carattere calcistico, carattere extra calcistico, extra economico, aziendale, eccetera eccetera. Negli anni futuri la Juventus cercherà di incentivare un lato della gestione aziendale che molti di voi sicuramente non hanno ancora, diciamo, considerato a dovere. Vi spiego un po' in due parole, cercando di illustrarvi un pochino questa situazione. Voi sapete che all'interno del mondo del calcio di oggi il settore calcio è uno dei più ricchi attualmente, no? Se voi pensate alle industries, cioè ai settori, alle industrie più ricche, più remunerative del mondo, a cosa pensate? Pensate al calcio, pensate al cinema, pensate al mondo delle serie TV o pensate comunque a questi contesti. Ma bisogna capire che tutti questi contesti non sono solamente contesti fini a se stessi. Cioè, quando tu guardi il Real Madrid, il Barcellona, la Juventus, non guardi solo una squadra di calcio, ma l'ho detto tante volte, guardi anche una società aziendale che oggi è definita società multimediale. Ora, sicuramente questa cosa dice, Matt, ma che cavolo vuol dire adesso società multimediale? In che senso la Juventus è una società multimediale? La Juve è una società multimediale già da parecchi anni, in realtà. Cercherà nei prossimi anni di diventarla ancora di più. Vi spiego un po' il piano di Andrea Agnelli, perché è interessante e ho deciso comunque di fare un video proprio per cercare di farvi capire cosa vuol dire società multimediale. Per società multimediale si intende, proprio dalla parola multimediale, multimedia, cioè tanti media differenti che riescono a differenziarsi all'interno del contesto aziendale. Cosa vuol dire? Che la Juventus non è solamente più una società che offre un prodotto come il calcio ai propri, diciamo, tifosi, che in questo caso sono anche propri clienti oppure propri abbonati in questo caso, ma offre anche una società e un tipo di approccio completamente diverso, che parte innanzitutto dall'interazione con il fan. Quindi cosa vuol dire? Che la Juventus cercherà di incentivare molto il lato dei social media, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, social, che ne so, anche altri social, credo Snapchat e cose varie, verranno popolate dalla Juventus, verranno popolati e verranno, diciamo, curati molto meglio negli anni successivi della Juventus. Probabilmente verranno lanciati dei contest, verrà probabilmente cambiato il social media manager, credo, perché comunque credo si arrivi ad un punto in cui si ha bisogno di un nuovo tipo di contenuto. Insomma, ci sarà un cambiamento nell'interazione con i fan, cercando di portare il prodotto Juve direttamente a casa delle persone e non più le persone dal prodotto Juve. Cosa vuol dire? Che la Juventus vi farà compagnia 24 ore su 24, sia tramite Facebook, Instagram, i social, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, ci sarà un'incentivazione del lato merchandising, quindi tutto ciò che riguarda il vestiario Juventus, il cappellino, la felpa, la maglietta, ma anche accessori, kit targati col nome Juventus. E questo si ricollega al concetto di brandizzazione che vi ho detto tante volte, no? Il concetto di branding che, diciamo, negli ultimi anni è stato nato, diciamo, ed è nato, perdonate l'abbassamento di voce, ma ragazzi fa ancora molto freddo, è nato praticamente con il cambiamento del logo. Quando la Juventus ha cambiato logo, la maggior parte di noi era sdegnata, no? Dicevano, ma com'è possibile che la Juventus va a cambiare lo storico logo della Juventus, comunque che richiama i colori bianconeri con quell'ovale, con le strisce bianconere, la scritta Juventus, le stelle, com'è possibile che va a cambiare quello per una J stilizzata praticamente, che diventa una sorta di simbolo a un certo punto da apporre, di essere universalmente riconosciuto. Ora, chi ha studiato diritto, chi ha studiato economia, chi ha fatto appunto queste materie, sicuramente sa che una caratteristica del logo aziendale, una delle principali,
è quella di dover essere riconoscibile a 360 gradi, quindi più è semplice quel logo e meglio è, perché ti rende da un certo punto di vista riconoscibile e distintivo. Quando tu guardi il logo della Nike e quindi vedi quella sorta di diciamo curva con la punta, le due punte, tu pensi immediatamente alla Nike. Quando vedi l'Adidas, cioè i tre trattini crescenti, vedi l'Adidas, voglio dire. La realtà delle cose è che quando vedi una J ora, stilizzata, che ha anche un, diciamo, un approccio da scudetto, nel senso c'ha questa forma che in realtà sono due J che però viste da un'altra prospettiva danno luogo ad uno scudetto in 3D praticamente, uno scudetto ovviamente simboleggiante la Repubblica Italiana, è comunque un logo riconoscibile e distintivo che verrà messo ed è stato già messo su prodotti che verranno venduti. Ma non è solo questo che diventerà la Juventus cercherà di offrire un intrattenimento diverso su YouTube, cercherà di offrire un intrattenimento diverso su Juventus TV. Insomma, la Juventus si approccia al mondo del commercio in maniera completamente diversa e probabilmente cercherà anche di stringere delle collaborazioni con delle partnership importanti, quindi non solo a livello aziendale ma anche a livello proprio totale. Cioè la Juventus parteciperà, almeno per quello che so, allo sviluppo di videogiochi. Avete visto la partnership con PES, con Konami, no? Konami, a seconda di come lo pronunciate, per PES, ma voglio dire, il contratto scade tra 3 anni, può essere che la Juve ripassi a FIFA. Cioè la Juventus vuole offrire ai propri tifosi un intrattenimento multimediale, un intrattenimento che sia totale, che abbracci più settori e che permetta alla Juventus, ve lo dico, di guadagnare molto di più, perché è l'unico modo per riuscire a raggiungere a livello di fatturato le grandi squadre europee come il Real e il Barcellona, che questo processo qui l'hanno iniziato tanto, tanto, tanto tempo fa, ragazzi, in un'epoca in cui la Juventus purtroppo, anziché adagiarsi sul sistema aziendale, ha dovuto ricostruire dalle ceneri, diciamo, in seguito a quell'enorme cavolata che ci vide appunto protagonista. Comunque, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.